Un po' come è successo con la casa di Nettuno, dove è stato rubato l'affresco, anche questo, secondo Osanna, un episodio non recente. Ed ora ci spostiamo a Sarno, mentre continua la tensione elettorale, sono ai nastri di partenza due nuovi progetti di riqualificazione urbana. Saranno oggetto di restyling Piazza Masseria della Corte e Via Roma. Sentiamo. Mentre le tensioni elettorali prendono sempre più piede a Sarno, il sindaco uscente Amilcare Mancusi porta a termine i programmi di riqualificazione e manutenzione straordinaria. Con due delibere approvate nella giornata di ieri, l'amministrazione comunale ha dato il via libera per i lavori in Piazza Masseria della Corte e in Via Roma. Piazza Masseria della Corte è un punto strategico della città, in quanto vicino all'autostrada e dunque va riqualificato al massimo, ha dichiarato il primo cittadino, in modo tale da renderlo ottimo bigliettino da visita iniziale per il nostro territorio. Soddisfazione è stata espressa anche per l'approvazione dei lavori di Via Roma. Si tratta di un progetto di grande rilevanza perché rientra in una più ampia programmazione di lavori pubblici che durante tutto il mandato, spiega Amilcare Mancusi, abbiamo portato avanti con perseveranza. Tante, infatti, le zone cittadine per le quali abbiamo previsto ed attuato la riqualificazione urbana. Del resto, conclude il sindaco, l'apertura in città di cantieri edili in questo periodo di forte crisi è stato un segnale rilevante nel clima di mobilismo che ha contraddistinto tante realtà comunali italiane di grande impegno e di voglia di rinascita. Ed ora parliamo di elezioni. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno, Angelino Alfano, ha deciso che le elezioni amministrative, che nel Salernitano coinvolgeranno 55 comuni, si svolgeranno lo stesso giorno delle elezioni europee, ossia il 25 maggio, con eventuale ballottaggio fissato per l'8 giugno. L'Election Day unico è stato scelto nell'ottica della razionalizzazione della spesa pubblica. Tra i comuni della nostra provincia al voto per il rinnovo delle amministrazioni comunali rientra anche la città di Pagani. Come ricorderete, la scorsa settimana si era aperto un piccolo giallo perché